Ok, buongiorno. Allora, la lezione di oggi riguarda la macchina, la macchina sincrona. Ve la faccio in modo non classico perché vi voglio dare il modello della macchina sincrona in regime dinamico e in più anche qualche indicazione sulla genesi del principio di funzionamento della macchina sincrona. Lo facciamo a partire dal modello che voi già avete, relativo a quello della macchina a induzione, ok? Cioè facciamo derivare la macchina sincrona da un particolare caso di funzionamento della macchina a induzione, ok? Per farvi vedere che poi non sono due macchine completamente adduse, completamente separate, ma rispondono tutte e due allo stesso principio di funzionamento, allo stesso principio fisico, ok? Allora partiamo dal modello della macchina a induzione che voi conoscete bene. Il modello è questo. Si divide in partiamo in particolare dalla equazione di bilanciamento elettrico delle tensioni, ok? Il principio di Kirchhoff delle tensioni scritto in termini di vettore di spazio. Abbiamo V con S è uguale a R con S per I con S più L sigma S induttanza di dispersione di statore per D I con S su DT più L con M per la derivata rispetto al tempo di I con S più I primo con R per E elevato alla meno J di T. Dopodiché equazione relativa di equilibrio relativa al rotore R' con R per I' con R più L sigma R D I' con R su DT più L con M per la derivata rispetto al tempo di I con S per E elevato alla meno J pi teta. Scusate, qua ci vuole un più G di teta, più I primo con R. Ok, questo è il modello che voi ben conoscete della macchina sincrona. Quando l'ho scritto così, ci ho messo gli apici sulle grandezze di rotore per ricordarci che le grandezze di rotore sono riportate allo statore. Riportate in ampiezza allo statore secondo i fattori moltiplicativi tipici dei riporti delle grandezze allo statore. Ancora un'altra cosa, ricordiamoci che quando scrivo il modello in questa maniera, io sto scrivendo il modello con, a parte i riporti delle grandezze, sto scrivendo il modello quando faccio lezione così succede sempre qualcosa. Allora, sto scrivendo il modello con grandezze di rotore riportate in fase scritte nel riferimento di rotore e grandezze di statore scritte nel riferimento di statore, a parte il riporto in ampiezza. Ok? Che significa? Significa che il vettore di spazio di statore V con S io lo scrivo come 2 terzi di I con S più I con S1 più I con S2 per E elevato alla J 2 T greco terzi più I con S3 per E elevato alla J 4 T greco terzi, questo nel caso in cui abbiamo tre fasi di statore. E questo è scritto nel riferimento ovviamente dello statore. Per quanto riguarda il rotore, U' con R sarà uguale ai 2 emmesimi di I con R1 più I con R2 per E elevato alla J 2π greco emmesimi più eccetera 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 sommatoria di E elevato alla J
due pere con mesi per i. Ok? Questo è il vettore di spazio di rotore con le grandezze di rotore riportate allo stato. Ok, un attimo solo. Bene. Allora, quando l'abbiamo scritto in questa maniera, quindi le grandezze di statore sono riferite al riferimento di statore, a un riferimento fisso con lo statore, e le grandezze di rotore sono riferite a un riferimento fisso rispetto invece al rotore. Ce l'ho. Segniamo, ce lo ricordiamo segnandolo con un apice vicino alle grandezze di rotore. Ok? Benissimo. A questo punto io posso scrivere questo modello riferendo tutte le grandezze alla stessa unità di macchina. D'accordo? Posso riferire queste grandezze, per esempio, tutte quante al rotore e riscrivermi il modello nel riferimento di rotore. Bene, cosa significa? Significa che avrò un certo riferimento di statore centrato su un asse alfa uguale a 0, questo asse è fisso rispetto allo statore. Rispetto allo statore, il rotore gira con una posizione angolare teta in gradi meccanici, per esempio. Ok? Ora, un qualunque vettore, per esempio vettore di spazio relativo a una corrente, a una tensione, ok? Diciamo una tensione, ok? Questo vettore B lo posso rappresentare sia in termini, sia nel riferimento di statore, sia riferito al riferimento rotante con il rotore. Il modulo nei due riferimenti sarà lo stesso. Cosa cambia nella rappresentazione del vettore nei due riferimenti? Uno fisso e uno rotante, cambia la sua fase, perché rispetto al riferimento di statore la sua fase sarà alfa, rispetto al riferimento di rotore che sarà beta centrato su un asse beta uguale a 0, la sua fase sarà diversa e sarà beta. Ok? È semplicemente un principio di relatività galileiana, se vogliamo. Ok? Dove alfa è uguale, da questa semplice rappresentazione che abbiamo fatto, è uguale a beta più teta. Ok? Quindi il V nel riferimento di statore, la tensione nel riferimento di statore, che è uguale normalmente a una determinata ampiezza del vettore di spazio per E elevato a una certa coordinata, a una certa fase alfa, questa V con M è uguale anche a V con M per E elevato alla J beta per E elevato alla J teta. Ma riconosciamo che V con M per E elevato alla J beta non è altro che lo stesso vettore ma riferito al riferimento di rotore, e quindi è uguale a V, a questo vettore V nel riferimento di rotore per E elevato alla J teta. E questa cosa, guardate, che la possiamo applicare a tutte le grandezze di statore, quindi sia alla tensione di statore per la quale avremo che V con S nel riferimento di statore è uguale a V con S nel riferimento di rotore per E elevato alla J teta, ok? Sia alla tensione
scusatemi, alla corrente di I di di statore, nel riferimento di statore, che è uguale a D con S nel riferimento di statore per elevato alla G, scusate, riferimento di rotore per elevato alla G teta. Ok? Scusatemi, ho detto gradi meccanici, dove alfa, beta e teta in questo momento sono gradi elettrici. Ok? D'accordo? Quindi questo teta è un teta con E. Sono tutti gradi elettrici. Da gradi elettrici a gradi meccanici si passa semplicemente con un P. Quindi V con S nel riferimento di rotore per elevato alla J P teta, dove teta adesso l'abbiamo scritto in gradi meccanici. I con S per elevato alla J P teta. D'accordo? Stiamo trasferendo le grandezze che sono attualmente riferite al rotore, ce le trasferiamo sullo statore. Va bene? Per far questo prendiamo il modello e andiamo a sostituire nel modello le variabili così come ce le siamo scritte adesso. Allora, V con S, questa volta nel riferimento di rotore, per E elevato alla J P teta, è uguale ad R con S per I con S nel riferimento di rotore, per E elevato alla J P teta, più L sigma di statore D. Allora, qua abbiamo un prodotto di grandezze entrambi dipendenti dal tempo. Per il momento ce lo lasciamo così, va? È meglio fare un passaggio in più. I con S per E elevato alla J P teta. Nel riferimento, adesso scritto nel riferimento di statore. Più L con M per la derivata rispetto al tempo di I con S nel riferimento di rotore per E elevato alla J P teta più I con R già scritto nel riferimento di rotore per E elevato alla J P teta. Beh, facciamolo anche per l'altra equazione, ma l'altra ci interessa molto di meno, poi vedrete perché l'altra, diciamo, è per strada, diciamo, capiremo che non ha molta influenza in quello che dobbiamo dire. Con R ci metto ancora l'apice più L sigma con R per D I primo con R su DT nel riferimento di rotore più L con M per la derivata rispetto al tempo di I con S nel riferimento di rotore e qui va via l'E elevata alla meno J P teta più I primo con F. Ok, l'equazione di rotore si simmetrizza e quella di statore si dissimmetrizza. Ok, a questo punto facciamoci le derivate. L'equazione di rotore non la tocchiamo più perché vedremo cosa diventerà qualcosa di estremamente semplificato. Ragioniamo invece sull'equazione di statore. L'equazione di statore abbiamo V con S R elevato alla J P teta è uguale a R con S per I con S R elevato a J P teta più L sigma S per D I con S S scusa R su dt per elevato alla j di teta più facciamo così L con M
per de i con s su dt più i con r il tutto per e elevato alla j pi theta, e quindi mi sono preso un pezzo di qui, più la derivata di theta su dt, quindi L sigma S per J P d theta su dt per I con S nel riferimento di rotore, più ancora la stessa cosa relativa L con M per J P d theta su dt per I con S nel riferimento di rotore più I con R nel riferimento di rotore. Qua c'è una R. L'equazione di rotore per il momento ci sta bene, perché già tutta quanta scritta in riferimento di rotore, non dobbiamo fare passaggi ulteriori. Ok, raggruppiamo le derivate. Allora, raggruppando le derivate, allora, prima di tutto, cosa possiamo fare? Allora, mi sono dimenticato un elevato sia qui che lì, elevato alla jp theta, e qua c'è un elevato alla jp theta, ok? Quando ho fatto la derivata dell'esponenziale, mi sono dimenticato del certo. Abbiamo un elevato a jp theta dappertutto che possiamo tranquillamente semplificare, ok? Raggruppiamo i termini nelle derivate. Cosa rimane? Rimane un'equazione di statore che si può scrivere così. Ometto l'apice R. Ormai sappiamo che le grandezze sono riportate al rotore, ok? Sono nel riferimento rotorico. Uguale R con S per I con S più, a questo punto possiamo scrivere L sigma S più L con M per dei con S su dt, più L con M dei con R su dt, più JP. Allora, d theta su dt, la derivata dell'angolo meccanico rispetto al tempo, la chiamiamo omega r, ok? Quindi jp omega r, dove omega r è la velocità meccanica del rotore, per l sigma s più l con m per I con S più JP omega R per I con R. Ok? Sono comparse sostanzialmente le rotazionali di alcune grandezze. Dei termini, diciamo, rotazionali delle grandezze di statore e di rotore. Ok? Bene. Questo è il modello della macchina a induzione riportato nel riferimento di rotore. D'accordo? Siamo ancora nel campo delle macchine a induzione, abbiamo fatto soltanto una manipolazione del modello.
per riportare questo modello che già avevamo nel riferimento di rotore. A questo punto cosa ne facciamo? Immaginiamo di avere una macchina a induzione un po' particolare. Come è fatta la macchina a induzione? La macchina a induzione ha traferro costante, cave sullo statore, ok, e sostanzialmente m fasi sullo statore. Immaginiamo in questo caso che il numero di fasi di statore sia uguale a 3. Come si presenterà la macchina? Avrà degli avvolgimenti, questi avvolgimenti hanno degli assi magnetici che possiamo rappresentare in maniera schematica così. Sto semplicemente tracciando gli assi magnetici degli avvolgimenti di fase. E abbiamo un rotore con m con r fasi, ok? Che avrà un certo numero di fasi. Immaginiamo adesso che il rotore abbia una sola fase. Dice: voglio fare una macchina a induzione con una sola fase di rotore. E quindi nel rotore ci sia una sola corrente I con R nell'unica fase di rotore. Voglio, è una macchina a induzione un po' particolare, una macchina a induzione in cui due fasi di rotore siano andate via, le ho aperte, ok? È una macchina a rotore avvolto in cui sta passando una sola corrente di rotore. Posso, la mia domanda è: posso fare in modo che questa macchina generi un momento della coppia elettromagnetica costante? Ok? Riesco? Come devo? Che corrente devo far passare in questo avvolgimento perché a velocità costante io possa generare una coppia costante? Ok? Non è una risposta banale sulle prime, se non conosciamo bene il modello della macchina, come è fatto il modello della macchina. Oh, a questo punto cosa succede? Mi avvalgo sempre dello stesso modello che abbiamo già scritto. L'unica cosa che faccio è, c'ho una sola fase, quindi quando vado a scrivere il vettore di spazio sul rotore, a parte un fattore moltiplicativo che non stiamo qui a mettere perché altrimenti poi diventa più complessa la trattazione, scriveremo molto semplicemente che il vettore di spazio di rotore coincide della corrente di rotore coincide con la corrente che passa in questo unico avvolgimento, ok? Vettore di spazio di rotore si arresta al primo termine e, prendendo il riferimento giusto, cioè prendendo l'asse del riferimento parallelo all'asse magnetico di questo avvolgimento, noi possiamo dire che il vettore di spazio di rotore in realtà è uno scalare, lo scalare corrispondente alla corrente che sta passando nel rotore. Ci siete? Analogamente anche per la tensione. Ok? Quindi cosa scriverò? Come mi diventa l'equazione di statore scritta in questa maniera? L'equazione di statore scritta in questa maniera mi direi V con S è uguale ad R con S per I con S più parentesi L sigma S più L con M per la derivata rispetto al tempo di I con S più L con M d I con R su dt, e questo non è più un vettore ma uno scalare, più J P omega R
per L sigma S più L con M per I con S più J P omega R per I con R. Ok? In termini di scalare. Ok, a questo punto mi chiedo, facciamo un passaggio ulteriore, questa quantità qui la chiamiamo L grande con S. Ok? E questa si chiama reattanza sincrona, è la somma dell'induttanza di magnetizzazione più la dispersa. Okay? Quindi ce la riscriviamo così, ma giusto per compattezza, R con S per I con S più L con S dei con S su dt più L con M de I con R su dt più J P omega R L con S I con S più J P omega R, mi sono dimenticato un L con M per I con R. Bene, questa è l'equazione di bilancio di statore per questa macchina un po' particolare, ok? Scritta nel riferimento di rotore. Ok, a questo punto domanda. Momento della coppia elettromagnetica. Vediamo un secondo come possiamo ricavare per questa macchina il momento della coppia elettromagnetica. Voi già, diciamo, lo conoscete, possiamo già adoperare le formule che conoscete della macchina a induzione, ma riscriviamocela anche per questa macchina. Prima di fare questo, lo facciamo dopo. Ok, riscriviamoci l'equazione del momento della coppia elettromagnetica. Come lo facciamo? Lo facciamo con una equazione di bilancio energetico. Cioè, allora, la potenza in ingresso in una macchina a induzione di questo genere in parte viene dissipata come perdite per effetto Joule in parte viene, diciamo, incorporata nel circuito magnetico come energia magnetica e viene restituita, ok? Sono induttanze, quindi accumulano energia magnetica e la restituiscono all'occorrenza, ok? Quindi c'è un palleggio di energia, questa non è energia che viene dissipata come le perdite per effetto Joule, ma è un'energia che viene prelevata, immagazzinata nel circuito magnetico e restituita all'occorrenza. Quello che resta, poi diciamo una parte va via come perdite nel ferro, quello che resta è potenza meccanica, cioè coppia per velocità di rotazione. Bene, a parte le perdite per attrito e ventilazione, ma quelle diciamo non le stiamo considerando. Per la verità in questo modello non stiamo considerando nemmeno le perdite nel ferro, quindi non le troveremo alla fine le perdite nel ferro. Allora, a questo punto
scriviamoci la potenza in ingresso. La potenza istantanea in ingresso è una funzione del tempo e sarà data da V con 1 per I con 1 più V con 2 per I con 2 più V con 3 per I con 3. Ok, questa è la classica formula della potenza istantanea in ingresso. Ora, questa potenza in ingresso è anche possibile scriverla come I 3/2 della parte reale del vettore di spazio della tensione di statore per la corrente di statore coniugata. Ok? Non ci crediamo? Lo possiamo ricavare tranquillamente. Ok? Ve lo voglio dimostrare perché credo che questa non l'avete mai scritta in questi termini qui. Ok? Allora, armiamoci di pazienza. V con S è uguale ad I con S, scusate, V con 1 2 terzi per I con 1 più I con 2 per E elevato alla J 2 pi reco terzi più I con 3 per E elevato alla J 4 pi greco terzi e I con S è uguale ai 2 terzi di I con 1 più I con 2 per E elevato alla J pardon, questo è V con 1 V con 2, V con 3 I con 2 per E elevato alla J 2 pi reco terzi più I con 3 per E elevato alla J 4 pi greco terzi. Beh, a questo punto scriviamoci la parte reale di V con S per I con S coniugato uguale 4/9 di V con 1, scriviamoci tutti i passaggi così non ci sbagliamo, V più V con 2 per E elevato alla J 2 pi greco terzi più V con 3 per E elevato alla J 4 pi greco terzi per I con 1 più I con 2 per E elevato alla meno J 2 pi greco terzi più I con 3 per E elevato alla meno J 4 pi greco terzi. Scusatemi, mi sono dimenticato il segno di parte reale, perché a me poi interessa soltanto la parte reale. Ok? Mi interessa solo la parte reale. A questo punto io posso scrivere ancora uguale 4/9 per mi ricordo che E elevato alla J 2 pi reco terzi è uguale a meno 1/2 per più J per E radica 3/2 e E elevato alla J 4 pi greco terzi è uguale a meno 1/2 meno J radica 3/2. Passaggio da coordinate polari a coordinate cartesiane. Parte reale di I. Allora, riscriviamocelo così, V con 1 più V con 2 per meno 1/2 più J radical 3/2 oppure, scusatemi, facciamoci prima i prodotti, che è più facile. Allora, V con 1 per I con 1 più V con 1 I con 2 per E elevato alla meno J 2 pi reco terzi più V con 1 I con 3 per E elevato alla meno J 4 pi reco terzi più V con 2
per i con 1 più v con 2 per i con 2 per e elevato alla meno j 2 pi rego terzi più v con 2 i con 3 per e elevato alla meno j 4 pi rego terzi più v con 3 i con 1 più v con 3 i con 2 per e elevato alla meno j 2 pi rego terzi più v con 3 i con 3 per e elevato alla meno j 4 pi rego terzi. Quindi ho fatto tutti i prodotti, posso chiudere la parentesi. Ok, stiamo sempre scrivendo la parte reale di v con s per i con s coniugati. Raggruppiamo i termini. Allora, abbiamo sempre un 4 noni per la parte reale di v con 1 i con 1 più v con 2 i con 2 più v con 3 i con 3 più v con 1 scusatemi, facciamo così, mettiamo i ho sbagliato a fare i prodotti, credo, perché mi sono saltato qualche prodotto incrociato, mi sono dimenticato che v con 1 va a posto. V con 2 era moltiplicato per elevato alla j 2 pi rego terzi, v con 2 con 2 a questo punto va via questo, e v con 2 con 3 è elevato alla meno j 2 pi rego terzi, v con 3 con 1 viene moltiplicato per elevato alla j 4 pi rego terzi, e v con 3 i con 2 v con 3 i con 2 viene elevato alla j più 2 pi rego terzi, v con 3 i con 3 non porta nessuna fase. Beh, comunque non cambia niente, v con 3 i con 3 più, allora raggruppiamo tutto quello che dipende da 2 pi rego terzi, che sarà questo e elevato alla meno j 4 pi rego terzi e è elevato alla j 2 pi rego terzi ed v con 3 i con 2. Okay. Quindi v con 1 i con 3 più v con 2 i con 1 più v con 3 i con 2. Tutto per e elevato alla j 2 pi rego terzi. Più, a questo punto, tutto quello che dipende da elevato alla j 4 pi rego terzi, che sarà v con 3 i con 1, scusatemi, v con 1 i con 2, ok, così iniziamo a cancellare di qui, più, parentesi, v con 1 i con 2, più v con 3 i con 1 più v con 2 i con 3 per elevato alla j 4 pi rego terzi. Uguale. Allora, 4 noni. Parte reale di v con 1 i con 1 più v con 2 i con 2 più v con 3 i con 3 più. Allora, facciamo
così, passiamo direttamente alla parte reale, dimentichiamoci delle parti immaginarie perché tanto non ci servono, e quindi più meno un mezzo per v con 1 i con 3 più v con 2 i con 1 più v con 3 i con 2 più ancora meno un mezzo per v con 1 i con 2 più v con 3 i con 1 più v con 2 i con 3. Ok, abbiamo preso soltanto le parti reali. Sulla lavagna. Ok, a questo punto uguale, e ce lo scriviamo di qui, ripeto anche parte reale di v con s per i con s coniugato è uguale a questo punto a 4 noni di quello che vedete all'inizio, non è altro che la potenza in ingresso che avevamo definito inizialmente, meno un mezzo, me la riscrivo così, di v con 1 i con 3 più v con 1 i con 2 meno un mezzo di v con 2 i con 1 più v con 3 v con 2 i con 3 più meno un mezzo ultima v con 3 i con 2 più v con 3 i con 1. Bene? Uguale. 4 noni di potenza in ingresso meno. Allora, ricordiamoci che in macchine collegate a stella i con 1 più i con 2 più i con 3 è uguale a 0, la somma delle tre correnti è uguale a 0. In macchine collegate a triangolo questo è verificato se la macchina è simmetrica, ok? Se l'alimentazione è simmetrica e se le tre fasi hanno la stessa impedenza, ok? Quindi consideriamo questa condizione come verificata. A questo punto i con 3 più i con 2 non è altro che meno i con 1, quindi più un mezzo di v con 1 i con 1. Anche qui i con 1 più i con 3 non è altro che meno i con 2, v con 2 i con 2, più ancora, anche qui v con 3 in evidenza, i con 2 più i con 1 non è altro che i con 3 col segno meno, quindi più v con 3 per i con 3. Ecco qui raggiunta la conclusione che questa quantità, parte reale di v con s per i con s coniugato, mi rappresenta i 4 noni per i 3 mezzi, okay, della potenza di ingresso, perché questa qui non è altro che un'altra volta la potenza elettrica in ingresso istantanea. Quindi questo non è altro che i 2 terzi della potenza in ingresso. Ok? Ecco qui dimostrato che la potenza in ingresso non è altro che i 3 mezzi di questa quantità qua. Cioè si può ricavare la potenza elettrica in termini di vettori di spazio. Cioè se io ho i vettori di spazio, eseguo questo conto, vi valga come utile esercizio,
eseguo questo conto e ho anche la potenza in ingresso. Okay? Tant'è che ci sono dei modi alternativi di definire il motore, il vettore di spazio, invece con il 2 su m, con il 2 su radice di m, cioè se io faccio quel conto alla fine viene praticamente viene via il fattore moltiplicativo. Okay? Ci sono, diciamo, vari modi di scriverlo in maniera tale da conservare l'invarianza delle potenze. Noi, come abbiamo scritto noi, ci viene 3/2 per la parte reale di V con S per I con S, che poi è coerente con tutta la simbologia dei fasori. Va bene, quindi ci possiamo scrivere la potenza in ingresso e ce l'andiamo a ricavare dalla equazione di equilibrio delle tensioni che avevamo scritto qui. Cioè ci scriviamo: la potenza in ingresso è uguale ai 3/2 di parte reale di V con S per I con S coniugato, uguale 3/2 per la parte reale di questa quantità qui moltiplicata per I con S coniugato. Quindi la prima viene 3/2 di R con S per modulo di I con S al quadrato, perché un numero complesso per il suo complesso coniugato è il numero di complesso e il modulo al quadrato, più L con S 3/2 per dei con S su DT per I con S coniugato, più 3/2 L con M per dei con R su DT per I con S coniugato, più JP, di questa quantità qua devo prendere la parte reale. Parte reale di più JP omega R per 3/2 L con S I con S al quadrato, ma questo vedremo che non ce ne sarà bisogno, più, e qua è la cosa last but not least, JP omega R L con M per I con R per I con S coniugato moltiplicato per 3/2, e qua si chiude la parte reale. Allora, in questa relazione prima di tutto riconosciamo un termine che non sopravvive quando noi estraiamo la parte reale, che è questo. Questo è un termine puramente immaginario, nella potenza non c'è. Okay? Quello che sta a sinistra dell'uguale è la potenza in ingresso, quello che troveremo a destra dell'uguale sono le varie componenti della potenza in uscita, tranne le perdite del ferro che non ci abbiamo messo. Ok? Allora, questo termine qua non sopravvive, perché non sopravvive all'estrazione della parte reale, e quindi lo possiamo tranquillamente omettere. Nel primo termine riconosciamo 3RS I con S al quadrato, non è altro che la potenza Joule sulle tre fasi, e quindi questo termine qui non è altro che P con J. Questo termine non è altro che L con S per 3/2 L con S per dei con S su DT per I con S coniugato, lo riconosciamo abbastanza semplicemente, non è altro che la derivata per la derivata rispetto al tempo di 1/2
L con S per I con S, per I con S al quadrato. Ok? Quando vado a fare la derivata viene fuori quello, cioè è la derivata della energia magnetica immagazzinata nel circuito di statore. Ok? Quindi questa è la famosa potenza immagazzinata nel circuito di statore P magnetica, ok? Che poi viene prelevata e restituita nel circuito magnetico di statore. Analogamente, questa qui, scusate, non questa, questa. Questa, per somiglianza, è immagazzinata nella mutua tra statore e rotore, ok? Questa è immagazzinata nelle reattanze di pertinenza dello statore, e questa invece è immagazzinata nella mutua tra statore e rotore. Anche questa è una potenza magnetica, diciamo, di mutua statore e rotore. Cosa resta in questo bilancio energetico? Resta questa quantità qua. Questo termine, ultimo termine, non può essere altro che la potenza meccanica, la potenza all'asse della macchina. Quello che resta quando ho depurato la potenza in ingresso e tutti i termini che vanno via, che non mi servono. Quindi questa equazione di statore si completa aggiungendo che la potenza meccanica P con M è uguale alla, dunque, ai 3 mezzi P omega R per la parte reale di J L con M per I con R I con S coniugato. Ossia, se volete, 3 mezzi P omega R per la parte immaginaria di, moltiplicando J per I con S coniugato, di L con M per I con R I con S. Se volete possiamo anche portare I con R all'esterno. A questo punto vi posso scrivere la coppia, il momento della coppia elettromagnetica, in varie maniere. Momento della coppia elettromagnetica non è altro che la potenza meccanica divisa per la velocità di rotazione, ossia 3 mezzi P per, se volete, L con M I con R per la parte immaginaria di I con S, ossia 3 mezzi P L con M I con R per I con S modulo per il seno dell'angolo Φ. Dove l'angolo Φ che cos'è? Se I con R è uno scalare, quindi è centrato sull'asse reale, I con S è un vettore di spazio qualunque, in una qualunque posizione, a me serve soltanto
la parte immaginaria di con esse, devo moltiplicare per il seno di φ l'ampiezza del modulo di con esse. Quindi ritorniamo a questo punto alla domanda che ci eravamo fatti all'inizio: come devo far funzionare la macchina per ottenere un momento della coppia elettromagnetica in regime stazionario e sinusoidale costante? Beh, la prima cosa che devo fare è, noi abbiamo tutta una serie di parametri che restano costanti, devo far rimanere costante anche quell'altra quantità. Quindi devo fare in modo che I con R sia costante e pari a una corrente di rotore, valore costante, che chiamo corrente di eccitazione, e da ora in poi la indicherò con I con E. Quindi la prima condizione da mantenere è che I con E sia costante . Questa mi dice che posso produrre coppia costante se nel avvolgimento di eccitazione passa una corrente costante. Ok? Dopodiché devo mantenere il modulo di con S a un valore costante e l'angolo φ tra la corrente di statore e quella di rotore anch'esso deve essere costante. Questo è il momento della coppia elettromagnetica. Abbiamo detto che è uguale a 3 mezzi P psi con E per la parte immaginaria del vettore di spazio della corrente di statore con S. Cioè lo possiamo scrivere anche come 3 mezzi P psi con E per il modulo del vettore con S per la corrente, per la fase, per il seno della fase tra la I con E presa a riferimento e la I con S. Possiamo ancora scriverla in quest'altra maniera: 3 mezzi P per la I con E, I con S per il seno dell'angolo compreso. Ci siamo chiesti quali sono le condizioni che a regime stazionario sinusoidale rendono la coppia costante. Ok? Ne abbiamo viste 3. Ci sono delle costanti che già sono costanti. Poi abbiamo detto, la prima cosa da farsi è che il modulo della I con E sia costante. Il modulo della I con S a regime stazionario sinusoidale ci viene costante, quindi questo non ci dà problemi. L'altra cosa importante sulla quale dobbiamo ragionare è sen φ uguale costante, ossia flusso, ossia fase tra la corrente I con E ed I con S uguale costante. Ok? Questo significa che per rendere la coppia, il momento della coppia elettromagnetica di una di queste macchine costanti, necessariamente la fase tra il vettore I con E e il vettore I con S, questo sfasamento che ho chiamato φ, deve mantenersi costante. Ma questo che cosa significa? Significa che la I con E è il vettore della corrente fisso rispetto al rotore. Ok? Se vi ricordate, fisso rispetto all'asse diretto, all'asse magnetico del rotore. Quindi questo vettore di spazio viene portato in giro dal rotore. Ok? E ruota con la velocità del rotore. Quindi, se vogliamo,
questo vettore di spazio ruota con velocità omega con r, che è la velocità del rotore. Quest'altro vettore i con s invece ruota, ok, con la pulsazione di alimentazione. Ok? Ve lo ricordate quando avete fatto la macchina di induzione, la macchina asincrona? Se non ve lo ricordate, ve lo rispiego. Nessun problema. Rispieghiamolo, vedo facce perplesse. Allora, supponiamo di avere tre correnti, ok? I con 1, I con 2 e I con 3, funzioni del tempo. Ok? Se siamo in regime stazionario e sinusoidale, le tre correnti saranno radical 2 per il valore efficace della corrente, l'ampiezza sarà uguale per tutte e tre, per diciamo il coseno di omega t più, lasciamoci pure una certa fase psi, coseno di omega t più psi meno 2 pi greco terzi e coseno di omega t più psi meno 4 pi greco terzi. Ok? Siamo in regime stazionario sinusoidale, abbiamo tre correnti di questo genere. Costruiamoci il vettore di spazio della corrente. Ok? Il vettore di spazio della corrente di statore sarà uguale ai 3 mezzi, scusatemi, 2 terzi, 2 terzi, per I con 1 più I con 2 per E elevato alla J 2 pi greco terzi più I con 3 per E elevato alla J 4 pi greco terzi. Sostituiamo e abbiamo I 2 terzi per radical 2 I per, allora, il coseno di omega t più phi, applichiamo le formule di Eulero, E elevato alla j omega t per E elevato alla j psi più E elevato alla meno j omega t per E elevato alla meno j psi diviso 2 più E elevato alla j omega t per E elevato alla j psi più E elevato alla meno, scusatemi, per E elevato ancora alla meno J 2 pi greco terzi più E elevato alla meno J omega T per E elevato alla meno J psi per E elevato alla J 2 pi greco terzi diviso 2 più E elevato alla j, scusate, qua ancora va moltiplicato per E elevato alla j 2 pi greco terzi più E elevato alla j omega t per E elevato alla j psi per E elevato alla meno j 4 pi greco terzi alla più j 4 pi greco terzi, scusatevi, meno j 4 pi greco terzi più E elevato alla j meno j omega t per E elevato alla meno j psi per E elevato alla j 4 pi greco terzi. Chiusa la parentesi tonda, no scusate, prima di chiudere devo moltiplicare ancora per E elevato alla j 4 pi greco terzi. Chiusa la parentesi tonda, ci siete? Ho semplicemente scritto, riportato le tre correnti, invece di scriverle con il coseno le ho scritte con la formula di Eulero. Avrei potuto farlo anche con parte reale di, ma viene tranquillissimo così. Uguale 2 terzi radical 2 per il valore efficace della corrente per
Allora, è elevato alla j omega t, prendiamo tutti i contributi da questi primi pezzi, va bene? Cosa rimane? Metto e elevato alla j omega t per e elevato alla j psi in evidenza, e se volete qua possiamo anche mettere una parentesi quadra per 1, ok, più qui moltiplicando gli esponenziali ritorna ad essere 1 più 1, ok, più e elevato alla meno j omega t per e elevato alla meno j psi per scusatemi, qua ci vuole ancora un mezzo che portiamo fuori, e elevato alla j omega t per e elevato alla meno j psi per 1 più e elevato alla j 4 pi greco terzi più e elevato alla j 8 pi greco terzi, ossia alla j 2 pi greco terzi. Ok? Quanto viene questa somma in questa parentesi che stavo scrivendo qui? Viene 0. Sono tre fasori, sono tre vettori, sono tre numeri complessi con lo stesso modulo unitario e sfasati i due pi greco terzi l'uno tra l'altro. La somma è 0. Provare perché. Okay? Quindi questo viene moltiplicato a 0. E questo termine qui non c'è. Uguale, quindi, hai 2 terzi per 3 vanno via, 2 e 2 vanno via, radical 2 i per e elevato alla j omega t per e elevato alla j fase della corrente i con 1 rispetto al riferimento, ossia radical 2, questa quantità qui non è altro che il fasore della corrente I, siamo in regime stazionario e sinusoidale, e quindi radical 2 per il fasore della corrente I per elevato alla j omega t. Vi ricordo che siamo partiti da I con S. Ok? Questo che vuol dire? Vuol dire che in regime stazionario e sinusoidale il vettore della corrente I con S, il fasore, il vettore di spazio della corrente I con S, è in relazione con il fasore della corrente di statore. Ok? Il fasore è una cosa che noi possiamo scrivere soltanto in regime stazionario e sinusoidale. Il vettore di spazio è ai valori istantanei, è funzione del tempo. Ok? Il vettore di spazio porta in sé l'informazione sulla variazione spaziale della grandezza, il fasore porta in sé l'informazione sulla variazione temporale di grandezza. Ecco che nelle condizioni di regime c'è una relazione stretta tra il fasore e il vettore di spazio. Qual è? Il vettore di spazio ruota e ruota con velocità omega t, il fasore è fisso. Okay? Il fasore è un numero complesso fisso nello spazio. Il vettore di spazio invece sta ruotando e ruota con velocità omega t. D'accordo? In termini di angoli elettrici. Bene? Ok. Allora, tutto questo per dirvi che
in condizioni di regime stazionario e sinusoidale, abbiamo un vettore I con E che ruota con il rotore alla velocità omega r e un vettore I con S di modulo I con S grande, o se volete radical 2 I con S è uguale a radical 2 valore efficace della corrente di statore per E elevato alla J omega t, che ruota viceversa con velocità omega elettrica o omega fratto P meccanica. Bene? O è la velocità del campo rotante, è la velocità di sincronismo, quella che avete chiamato velocità di sincronismo della macchina di induzione. Ora, cosa ci dice questa condizione phi uguale costante che dobbiamo rispettare? Che a regime, questo non è banale, a regime il vettore di spazio I con E, cioè la velocità del rotore, deve essere agganciata al campo rotante. Ok? La velocità del rotore, che in angoli elettrici è P omega R, la velocità di con E, che in angoli elettrici è P omega R, deve essere agganciata ad omega per mantenere l'angolo φ costante. Cioè durante la rotazione di questi due vettori l'angolo φ deve essere mantenuto costante, altrimenti non riusciamo a generare una coppia costante. Ok? Questo che ci significa? Significa che P omega R deve essere uguale ad omega, ossia che omega R, se preferite in angoli meccanici, omega R è uguale ad omega fratto P, cioè il rotore deve ruotare alla velocità di sincronismo. Il rotore è sincrono con il campo rotante prodotto dallo statore, cosa che non avveniva nella macchina di induzione, anche se siamo partiti dallo stesso modello. Per far generare coppia a questa macchina, a regime il rotore deve andare alla velocità di sincronismo. Per questo la macchina si chiama sincrono. Ok? Ecco da dove nasce il nome macchina sincrona. Bene? Questa è la seconda condizione di cui abbiamo parlato ieri per la generazione di coppia. Bene? Queste sono tre condizioni per le quali io posso generare una coppia costante nella macchina. Se poi voglio variare la coppia, mi deve variare la corrente, ma questo lo vedremo nelle prossime lezioni. Posso variare la corrente di eccitazione, posso variare la corrente di statore, ok? Ma posso generare coppia a regime in questa macchina soltanto se nell'eccitazione di rotore io faccio fluire una corrente costante. Ok? Negli ultimi minuti che ci mancano, a questo punto scriviamoci il modello completo della macchina. Vi sintetizzo qui quello che abbiamo trovato. Il modello in termini di vettori di spazio di questa macchina asincrona un po' particolare, che adesso si chiama macchina sincrona, è il seguente: V con S uguale R con S per I con S più L con S D I con S su DT più L con M D I con R su DT, ma I con R lo lasciamo costante, quindi questo termine non ce l'abbiamo più. Più J P omega R per L con S
I con S più, se mi consentite, L con M per I con R, lo chiamerei flusso di eccitazione. Ok? È semplicemente l'induttanza di mutua moltiplicata per la corrente di eccitazione che stiamo mantenendo costante. A questo punto io mi scriverei J P omega R per così con E. Equazione del momento della coppia elettromagnetica, 3 mezzi P L con M per L con M per I con R, per I con R l'abbiamo chiamata psi con E, per la parte immaginaria di I con S. Ok? A questo punto io questo modello lo posso, visto che questo rappresenta l'asse reale e avrò l'asse immaginario del rotore, lo posso scrivere, si trova scritto molto spesso anche in un'altra maniera, cioè splittandolo nelle componenti di asse reale e parte immaginaria. Ok? Lo posso suddividere in l'equazione di statore che è scritta in termini complessi, la posso suddividere in due equazioni scalari. Bene. Queste due equazioni scalari sono invece di chiamarle parte reale e parte immaginaria della tensione e della corrente, le scriviamo, le chiamiamo, normalmente si chiamano nel riferimento di Q, invece di dire sto dividendo in parte reale e parte immaginaria, sto riportando le grandezze nel riferimento di asse diretto e asse quadratura. L'asse reale preso sul rotore non è altro che l'asse diretto, l'asse immaginario preso sul rotore non è altro che l'asse che normalmente viene chiamato asse quadratura. Mi riporto in questo riferimento dividendolo in parte reale e parte immaginaria, ossia in asse diretto e asse quadratura. È uguale a R con S per I con S D più L con S D ISD su dt meno p omega r l con s per i s q meno p omega r psi con e. Questo non c'è, sta soltanto sul psi con E è uno scalare, quindi questo ce lo troviamo soltanto sull'asse immaginario. Uguale R con S ISQ più L con S D ISQ su DT più P omega R L con S per I con S più P omega R psi con E, I con S D. Questa quantità qui è la tensione indotta per effetto della presenza del rotore e la si indica generalmente con E con 0. L'equazione rimane scritta così, come vi dico di seguito. V con D è uguale a R con S
ISD più L con S D ISD su DT meno P omega R L con S ISQ e V con Q uguale R con S ISQ più L con S D ISQ su DT più P omega R L con S IS D più E con 0. Ok? Con E con 0 sull'asse puramente immaginario. Ok, questo è il modello scritto nel riferimento di Q. Scritto così, l'equazione del momento della coppia elettromagnetica è 3 mezzi P così com'è per ISQ. Ok? Questo che abbiamo scritto qui alla lavagna è il modello della macchina sincrona a rotore liscio o isotropa con un avvolgimento di rotore nel quale passa corrente costante. Ok? Nell'avvolgimento di rotore passa corrente costante. Ok? Quindi questo è il modello della macchina sincrona a rotore liscio o isotropa. Isotropa vuol dire che il traferro in tutte le direzioni è costante, con eccitazione amperiale. Ok? Vogliamo vedere che fine ha fatto l'equazione di rotore? Allora, anche l'equazione di rotore, come l'abbiamo scritta prima, con i termini scalari che abbiamo introdotto, anche l'equazione di rotore può essere scritta nelle sue componenti di asse diretto e asse quadratura. Sull'asse quadratura non ci interessa molto, perché sull'asse quadratura troveremo soltanto una componente immaginaria della derivata della corrente della componente quadratura della corrente instatore. Questa quantità qui, diciamo, si richiude da correnti parassite, o si richiude in un altro circuito se ci fosse un altro avvolgimento di eccitazione, ma siccome stiamo lavorando con un solo avvolgimento di eccitazione, ci interessa solo la parte diretta, ok? Perché altre tensioni sull'asse quadratura apparentemente non ce ne sono, quindi quella componente quadratura ci dà soltanto una chiusura sulle correnti parassite del rotore. La cosa più interessante invece è quella di asse diretto. Sull'asse diretto noi troviamo la tensione di eccitazione, la corrente di eccitazione, questa quantità qui, che a meno che non variamo la corrente, questa quantità interviene soltanto durante i transitori in cui stiamo variando la corrente di eccitazione, quindi questa la possiamo anche eliminare. Questa quantità qui interviene durante soltanto i transitori della corrente di statore, ma se abbiamo coppia costante questo non ci interessa, e più una derivata della corrente di eccitazione, anche questa qui, se la corrente di eccitazione la manteniamo rigorosamente costante, questa parte qua non c'è. Ok? Quindi l'equazione di statore, nel momento in cui la corrente di eccitazione è l'equazione di rotore, nel momento in cui la corrente di eccitazione la manteniamo costante, perché prima o poi vogliamo una coppia costante, diciamo, l'equazione di rotore si riduce
a tre semplici tempi. Ok, quindi vi avevo preannunciato che l'equazione di rotore non giocava molto in questo discorso. Quella che avete scritta alla lavagna è l'equazione della macchina sincrona a rotore liscio isotropa con eccitazione amperiana. Ora vedremo questo modello, come si tratta nelle prossime lezioni, e vedremo anche che cosa ce ne facciamo del modello. Lo particolarizzeremo a regime, quindi noi in questo momento abbiamo soltanto la corrente di eccitazione che è costante. Dovremo particolarizzare tutto il modello in regime stazionario sinusoidale, quindi faremo delle ulteriori manipolazioni sul modello. Quello che vi voglio dire io adesso è dare qualche dettaglio costruttivo su come è fatta la macchina. Allora, come è fatta questa macchina? Dobbiamo alloggiare un avvolgimento di eccitazione nel quale passa una corrente costante. Prima di tutto io la corrente costante gliela devo trasferire dall'esterno. Quindi in qualche maniera devo generare una corrente di eccitazione costante e la devo impartire ai terminali dell'avvolgimento, che poi vediamo come è fatto. Per impartire questa corrente devo usare un sistema di anelli e spazzole. Inevitabilmente la corrente io la genero con un generatore disposto solidale con lo statore normalmente, e poi la devo trasferire al rotore. Quindi cosa si fa normalmente? Si fa qualcosa di più semplice rispetto a quello che avete visto con la macchina in corrente continua. Ci sono due anelli, ciascuno dei quali è collegato a un terminale della corrente dell'avvolgimento di rotore. Ok? Questi anelli quindi girano, portati in giro dal rotore. Su questi anelli andiamo a collegare delle spazzole e su queste spazzole io applico la tensione V con E. Ok? Gli anelli sono in rotazione perché sono solidali all'asse del rotore, nell'eccitazione circola la corrente I con E, che per il momento è costante. Bene? Ora, come è fatto l'avvolgimento di eccitazione? Beh, l'avvolgimento di eccitazione è un avvolgimento monofase, ci avrà le sue cave, ricorda un po' l'avvolgimento di statore di una sincrona monofase. Quindi avremo cave disposte sul rotore, queste cave, per un motivo che vi è stato già detto quando avete parlato della sincrono monofase, non ricoprono tutta la superficie del rotore ma lasciano scoperto una parte della periferia del rotore. Okay? È inutile disporre cave su tutta la periferia del rotore, perché aumentare il numero di cave significa aumentare di poco il valore della ampiezza della prima armonica dell'induzione di rotore e aumentare di molto viceversa invece il numero di spire. Okay? Quindi sprecare rami. Quindi ci sono dei denti che sono denti normali, una dentatura normale sul rotore, dei denti corti, e un dente che viceversa è un dente lungo. Poi si fanno delle matasse in maniera tale che, ovviamente diciamo non come le sto con i collegamenti, non come li sto facendo io, in maniera tale da realizzare un asse magnetico che è l'asse del rotore, okay? Che è l'asse diretto. Okay? Questo dente qui si chiama dente lungo, okay? Ci sono denti corti e dente lungo, d'accordo? Questa è la macchina sincrona di tipo amperiano. Ma in realtà il modello ci dice
che noi possiamo, basta che creiamo un flusso di eccitazione, la cosa ci va bene. Quindi costruttivamente ci possono essere anche altre soluzioni, soluzioni che prevedono, per esempio, la generazione del campo di rotore non realizzata da un avvolgimento di eccitazione sincrono amperiano, ma realizzata per esempio da magneti permanenti materiale magnetico duro disposta sul rotore in maniera da generare un flusso di rotore con un determinato asse magnetico, cioè li dispongo in questa maniera qui, in maniera tale che le linee di flusso si chiudano generando un campo magnetico che si disponga al traferro con un asse magnetico che è quello che desideriamo, e posso generare il campo, il flusso psiconè, anziché con la corrente, tanto c'è equivalenza tra corrente e magnete, l'abbiamo visto quando abbiamo fatto la lezione sui circuiti magnetici, vi ho fatto un'equivalenza tra magnete e corrente. A questo punto posso generare lo stesso campo anziché con una corrente, con un magnete. In questo caso, invece di parlare con eccitazione amperiana, si parla di sincrone con eccitazione a magneti permanenti. Oppure sincrono P. Che è una categoria molto importante di macchina sincrona, tanto l'equazione non se ne accorge se il flusso psiconè è generato da magneti permanenti o da un avvolgimento di eccitazione. Va bene? Quindi abbiamo visto la genesi della macchina sincrona e l'abbiamo vista a partire dal modello della macchina induzione. Ok? Pur avendo lo stesso modello, poi è una macchina che in qualche maniera si comporta in maniera molto molto diversa dalla macchina induzione, e principalmente è una macchina in cui la tensione prodotta dall'avvolgimento di eccitazione è prodotta da una corrente che andiamo a imprimere nel rotore o da un magnete permanente, e non è richiamata nel rotore dalla presenza del flusso di statore, ok? Come avveniva nella macchina induzione. Là qua ce l'andiamo proprio a mettere. Beh, troveremo delle caratteristiche di funzionamento molto diverse da quelle della macchina induzione. Va bene? Ok, per oggi abbiamo finito.